presso la città, a non molta distanza dal luogo dove 17 secoli prima furono trucidati i martiri di Nicantro, Marcello e Daria, resta il grande cimitero del corpo di spedizione francese. In esso sono raccolti i resti di oltre 5.000 soldati, tra marocchini, algerini e francesi. A Venafro, già nel Natale del 43, era venuto il principe Umberto, che vi tornò anche dopo il bombardamento del 15 marzo. Il 5 marzo, il generale de Gaulle, accolto con entusiasmo dalla truppa, visitò i soldati, innanzi ai quali, assemblati fra gli uliveti, fra Pozzilli e Venafro, pronunciò un discorso rimasto storico per i contenuti patriottici con i quali si rivolse alla truppa. Nonostante le tragiche giornate dell'ottobre e novembre precedenti, Venafro si poteva dire non ancora battuta dalla guerra, allorché il 15 marzo 1944 un terzo bombardamento americano, per un incredibile e imperdonabile errore, fece strage fra i soldati e la popolazione venafrana. Era quello il giorno stabilito dai comandi alleati per dare inizio all'offensiva che doveva portare alla conquista di Montecassino. L'azione fu fatta precedere strategicamente da massicci bombardamenti aerei, utilizzando intere formazioni di quadrimotori, famosi come le superfortezze volanti. Fino dall'alba di quel lontano fatidico 15 marzo, il cielo venne solcato da ininterrotte formazioni di aerei che si dirigevano verso la vicina Cassino. I venafrani erano tutti nelle sale delle piazze, con il viso rivolto verso l'alto, per scrutare il cielo, ignare di cosa il destino stesse tramando contro di loro e contro la città. Verso le 11, una nuova formazione di 72 bombardieri, scortati da caccia e preceduti da un cupo rumore, cominciò a sganciare bombe sui paesi vicini. Poi gli scoppi divennero boati trementi, mentre una pioggia di ordigni cadeva inesorabile su quasi tutta la città. Sopraggiunse silenzio gravido di terrore e di morte. La città era in rovina. Dappertutto macerie e grida disperate dei superstiti e i febbili lamenti dei feriti. Centinaia di case distrutte, ma soprattutto oltre 400 morti. In buona parte militari americani e marocchini e 79 civili venafrani. Sua storia ultramillenaria, questa memorabile data testimonia il sacrificio eroicamente reso dal popolo venafrano durante l'ultimo conflitto mondiale, anche se, in memore ed in grata alla patria, ha impiegato oltre mezzo secolo per riconoscere alla città il premio per quella pagina di fulgido eroismo. Perennemente si serberà nel cuore e nella mente la visione di quell'infausto giorno di distruzione e di morte. Fu per amore della propria terra e rispetto dei propri morti che iniziò subito l'opera di ricostruzione che, lenta e faticosa, si realizzò anche senza l'ausilio e la gratitudine che avrebbe dovuto. Venafro si risollevò con forza e coraggio ed oggi può guardare indietro con fierezza e compiacimento, avendo dimostrato il proprio orgoglio per essere rinata dalle macerie delle proprie case e nel ricordo delle sue vittime. Tempo
non potrà cancellare quei tragici eventi che posero Venafro e i suoi abitanti in prima fila tra le città martiri della liberazione. Una pagina della propria storia vissuta in modo silente e muto, ma non per questo meno nobile e grande. A quanti vissero quel nefasto giorno di primavera del 1944, va l'esortazione a non dimenticare. A quanti non c'erano, va invece un ammonimento: meditare.